Ciao e ben ritrovati con i nostri unboxing stupidi di Outcast.it. L'ultimo imprevisto prima della pausa per le feste, per una roba che mi è arrivata a sorpresa l'altro giorno, ovviamente in ritardissimo rispetto al resto del pianeta, quindi non è che mostrerò cose che non siano già state mostrate da 100.000 altre persone su internet, però insomma, a noi ci viene la nostra piccola comunità di gente che ci guarda. Voglio dire, una volta mi avete fatto fare l'unboxing della spesa, che sarà mai fare questo. Che cosa? Allora, questo affare qua, il Mega Drive Tower Mini. Che cos'è, per chi non lo sapesse? Nel 2019 ormai è uscito il Mega Drive Mini. L'ennesima, insomma, console miniaturizzata per il retro gaming prodotta dalla casa, insomma, originale, di cui io ho comprato l'edizione, quella normale, europea, tant'è che c'ha le finiture bianche, non rossicce come quella giapponese, se non sbaglio, e vabbè, insomma, lo vedete qua, in tutto il suo splendore, con i tastini, con la porta di espansione qua dietro apribile, e con i suoi due pad, uno e due. Solo per il Giappone era stata prodotta una roba aggiuntiva, ovvero questo set, che è solamente estetico, non ha nessun tipo di funzionalità, non include dentro altri giochi, ok, ma che ti offre la possibilità di creare, di migliorare l'effetto, migliorare o peggiorare l'effetto soprammobile del Mega Drive Mini, aggiungendoci il Mega CD, che va sotto, il 32X, che va sopra, per chi non sapesse, il Mega CD era il lettore di CD-ROM, che era stato, queste ultime due mosse prima della morte del Mega Drive, non sto qua a fare la cronistoria, cioè, è piena internet, il Mega CD era il lettore di CD-ROM e il 32X permetteva di creare giochi più potenti. In più il set include anche questa cartuccia adattatore che viene utilizzata per inserire le cartucce regolari del Mega Drive, come appunto questa qua, riproduzione della cartuccia di Sonic the Hedgehog in versione giapponese. Non ci sono invece riproduzioni di cartucce per 32X o di CD-ROM per Mega CD, che è un po' un'occasione persa secondo me, però insomma, che devi fa. Tra l'altro ho scoperto proprio oggi che è poi uscito in occasione dell'uscita di Yakuza 0, se non sbaglio, anche la versione Mega Drive Mini del Master System Converter, del Master Base Converter mi pare si chiamasse, e aveva in realtà un nome diverso in Giappone, che era invece l'adattatore che si piazzava sopra e che copriva praticamente tutta questa parte della console per poter utilizzare le cartucce del Master System. Devo ammettere che quando mi sono accorto oggi della sua esistenza ci ho avuto un attimo di stronzaggine del magari lo compro, però no, mi fermo qua, anche perché non potrei sommarlo a questi e quindi non lo so cosa dovrei fare, comprare un altro Mega Drive Mini per mettercelo di fianco, magari quello giapponese, non esageriamo. Comunque è ottimo il Mega Drive Mini, ci ho giocato già a diverse cose e devo dire, se va bene questo tipo di emulazione, non volete il real hardware eccetera, non è niente male. Comunque questo oggettino da collezione è veramente stupidino, però a modo suo delizioso. Vedete la scatola che riproduce comunque la grafica originale, come sempre per queste mini console. Vado ad aprirlo, ho già tagliato il nastro adesivo per velocizzare. E tra l'altro dentro c'è anche qualcosa che non sapevo ci sarebbe stato. Una busta con delle scritte in giapponese, che vabbè, non avendo io dimestichezza con la lingua, non ho idea di che cosa dicono. Vediamo cosa contiene. Oh, ma che bello, prestigioso questo fascicoletto, che è, ovviamente dedicato a Mega Drive Genesis. Ah, con le date di uscita del Mega Drive e del Genesis in America, in Europa ci attacchiamo alla fava. Qua che belli, ci sono tutti gli schemi tecnici della console, poi suppongo che andando avanti infatti c'è il Mega CD 1991, qua anche qua schemi tecnici, c'è tutto quanto, poi cosa abbiamo, il 32X. Ma veramente carina questa cosa. E poi qui c'è la cartuccetta, quella di supporto per infilare i giochi del Mega Drive originale. E ci sono addirittura
Dopo provo a suonarle. Le note per suonare non so cosa, onestamente. Dopo proverò sulla tastiera di mia figlia, senza avere la minima idea. Non solo, c'è anche qualcos'altro. Ma che bello! Allora, c'è il poster con lo schema tecnico del Mega Drive di nuovo, e sotto anche quelli del 32X Mega CD, vabbè, ovviamente non tutti. E dietro c'è quello che credo essere, sì, direi che da quello che c'è di comprensibile è quello, la cronistoria, il calendario degli avvenimenti nella vita del Mega Drive, fin dal lancio originale in Giappone il 29 ottobre del 1988, via via 92, 93, 95, 96, immagino la morte del Mega CD, e poi c'è il balzo al 2019 con l'uscita delle console mini. Come vedete qua in fondo. Beh, belli comunque, come contenuti extra che non sapevo che avrei trovato, perché non so leggere il giapponese. Tra l'altro, a proposito di saper leggere il giapponese, un ringraziamento a Giuseppe Parisi, amico di Outcast, amico del podcast, che vive in Giappone, ed è grazie a lui che ho questa roba, perché io in realtà, pur tentato, non avevo pensato di comprarlo. Poi un giorno lui mi fa: "Oh, ma vuoi che te lo compri qua?" E lì a quel punto le mie barriere contro il consumismo sfrenato quando si arrestano di fronte all'agevolatore della droga. Ho detto: "Sì, compramelo, spediscimelo." Chiaramente, se non era fatta alla buona, ha fatto con calma. Abbiamo usato la spedizione, quella meno costosa, e quindi è arrivato. Tanto è arrivato esattamente 3 giorni dopo. Sono passati mesi. Col Covid di mezzo, quel che vuoi, e qualche giorno, tipo la settimana scorsa, mi fa: "Ma ti mai arrivato?" Io stavo pensando di sentirlo, di controllare il tracking. Mi ha detto: "Ma ti mai arrivato?" "No, ma forse dovremmo chiedere." 3 giorni dopo è arrivato, e vedi un po' i casi del destino. Tutto bello infilato qua nella plasticona. Adesso lo apro e vediamo di tirare fuori il contenuto, partendo da, perdonate questi rumori agghiaccianti, eccolo, è lui il Mega CD. Ma che bello! Cioè, comunque è fatta bene sta roba, eh? Cioè, sono cazzatielle, giocattolini di plastica, però è fatta bene. Vedete, qua ci sono le riproduzioni di tutte le lucine, accesso al CD, CD-in, CD-in, CD-out, standby mode, qui c'è il cassettino, ready access, bello, veramente delizioso. Io tra l'altro dal vivo l'ho visto perché ce l'aveva il solito amico che ha tutto, io non avevo il Mega CD, era comunque un bello oggettino per l'epoca. E allora qua ci sono gli agganci per attaccare alla console, e questo, come nell'originale, anche è quella che poi va a inserirsi nella porta di espansione del Mega Drive. Quindi adesso eseguo, vediamo se va tutto bene. Ma direi di sì. Qua c'è anche la porta V-Lock, che non ho la minima idea di che cosa dovrebbe servire, ma va bene così. E insomma, guarda, si stanno già staccando i piedi, i gommini del Mega CD. È attaccato, va che bello già così. Che figura che fa sul salotto, in salotto qua sul caminetto. Lo piazzo qua? No, non ci sta, è troppo grosso. Vabbè, poi estraiamo. Vediamo se riesco, senza spaccare tutto, anche il 32X, questo aggeggio terrificante che comunque qualcosa di buono aveva, e ha lo sportellino funzionante per inserire le cartucce, così come il Mega Drive. Tra l'altro, attenzione, curiosità importante, mi permetto questa divagazione. Devo togliere il nastro adesivo perché se no non riesco a togliere le cartucce, però allora. Vediamo qua. Ah, vedi, questo spiega tutto. Ok. Questa cartuccia fa anche da adattatore che ti permette di inserire le cartucce giapponesi nel Mega Drive occidentale. Adesso non so se fosse quello il senso, però suppongo di sì. Perché in pratica, in realtà, le cartucce del Mega Drive tu le potevi inserire nel 32X, almeno che io ricordi, magari ricordo male, magari ricordo male. Però vedi, questo ha questa segmentatura, potrei stare dicendo cazzate, però questa ha la segmentatura che si vede qua sul Mega Drive europeo.
che le cartucce giapponesi non avevano. E quindi le cartucce giapponesi nel Mega Drive europeo non c'entravano, bisognava avere un adattatore o fare una qualche forma di modifica. Io avevo la situazione opposta, avevo il Mega Drive giapponese e le cartucce europee entravano nel Mega Drive giapponese perché il Mega Drive giapponese aveva la presa piena, intera, e quindi anche se erano segmentate ci entravano. Poi in realtà c'erano altri tipi di protezione, l'avevo dovuto aprire perché dentro il Mega Drive giapponese aveva questo aggeggio di plastica che si infilava qua dentro e che bloccava la cartuccia, ma che faceva anche, se vogliamo, una protezione, nel senso che se tu infilavi una cartuccia europea, il coso di plastica non aveva il buco in cui entrare. Allora io avevo proprio svitato, aperto il Mega Drive e tolto il pezzo di plastica, tra l'altro credo di mia iniziativa, cioè, vediamo dentro se si può risolvere questa cosa, e funzionava. Poi ovviamente arrivarono i chip di protezione, serviva la modifica con le levette, eccetera. Fatto sta che la cartuccia giapponese, essendo questo un Mega Drive europeo, non entra. Suppongo entrerebbe se fosse il Mega Drive mini giapponese, che ovviamente ha una forma diversa. Però io posso infilare l'adattatore e a quel punto la cartuccia mi entra nell'adattatore. Ma che figata! Detto questo, mettiamo il 32X e dentro. Guardate che roba indecente, veramente di una bruttezza rara. Poi aggiungiamo il cartuccione, anche se non dovrebbe essere, credo, questo il suo scopo, e ci mettiamo la cartuccia del Mega Drive. E abbiamo la torre completa, oppure si può fare la torre con il cartuccione dentro così, però no, la torre completa è obiettivamente più bella. E questo me lo butto da qualche altra parte. E qui abbiamo l'oggetto integrale, è veramente... Allora, mi rendo conto che sarebbe costato parecchio di più e forse non avrebbe avuto senso, eccetera. Sarebbe stato molto carino se in realtà questo e questo fossero state delle mini console o comunque dei, non lo so, dei depositi, delle sorte di schede SD glorificate, nel senso che questo era in grado a livello di emulazione di far girare anche i giochi di Mega CD e 32X, e tu comprando questo compravi sostanzialmente una SD con dentro un po' di giochi Mega CD, e comprando questo compravi una SD con un po' di giochi del 32X, e magari la stessa cosa anche con la Power Base Converter. Certo, sarebbe stata un'operazione di tipo diverso, perché sarebbero state sicuramente più costose rispetto a quanto sono costate queste due cazzate. Però insomma, un oggetto, non mi sento di definirlo carino, potrei dire delirante, ma sono comunque perversamente contento di averlo comprato, credo, forse, non lo so, adesso dovrò decidere dove metterlo, o se rimettere tutto nella scatola, perché se le mini console tengo fuori, perché comunque le uso, saltuariamente ci gioco, a che cazzo serve sta roba? Credo a niente. Probabilmente finirà nella pila di cose che stanno lì con la nota mentale, se un giorno avrò uno studio fatto bene con scaffali e cose in cui mettere, cose che posso mettere, li metterò in esposizione. Quel giorno probabilmente non arriverà mai, morirò prima e niente, finirà così, nello schifo del consumismo. Vabbè, basta, adesso mi viene la depressione. Comunque questa è la, com'è che si chiama, Mega Drive Tower Mini nella sua completezza, un po' spuria, apocrifa, perché questo non è il Mega Drive Mini giapponese, è quello europeo, però insomma ce ne faremo una ragione. È tutto per questo ultimo unboxing prima della pausa festiva. Che altro? Vi ricordo che oggi stesso è comunque uscito anche l'ultimo podcast prima della pausa festiva, ovvero l'Outcast Popcorn dedicato a Kiss Kiss Bang Bang, il nostro film di Natale per quest'anno, e che comunque questa settimana abbiamo pubblicato anche l'ultimo Outcast Popcorn regolare con la chiacchiera su House of Gucci, Spider-Man No Way Home, Diabolic, è stata la mano di Dio e credo anche qualcos'altro. E a meno di imprevisti, perché comunque l'ho registrato in anticipo questa cosa, anche un Outcast, diciamo, serie base, serie regolare, di chiacchiera su Halo Infinite, per darvi un po' di chiacchiera videoludica sui giochi giocati prima delle feste. È tutto, buone feste e ci vediamo l'anno prossimo.